Un sorriso, un paio di battute, uno sguardo ammiccante. Era davvero un gioco da ragazzi per Tiziana Morandi, grazie alla sua avvenenza, fare breccia nelle sue vittime. Poi un'aranciata, un caffè o una camomilla corretti con benzodiazepine, un potente sonnifero, completavano la sua diabolica opera. Almeno 6 malcapitati, dai 27 agli 80 anni, finiti sotto le grinfie della bella Brianzola. Il piano della sedicente signora 47enne era ben collaudato. Gli incontri, anche grazie ai social, con i pretesti più disparati, una raccolta fondi, un cinema o semplicemente un aperitivo. Agli appuntamenti poi entravano in scena i cocktail allungati con il potente sonnifero per narcotizzare le vittime e portar via loro gioielli, catenine d'oro, contanti. Veniva con persone diverse, faceva delle ricariche post-pay, quando veniva da sola. Le cifre più o meno? 3, 4, 800, dipende. E quando faceva quelle grosse diceva che doveva pagare le medicine del marito all'ospedale. Uno ce lo ricordiamo bene perché lo sosteneva per portarlo alla macchina che avevamo parcheggiato lì. Tutto inizio un anno fa, quando un 83enne qui a Roncello, portato al pronto soccorso all'ospedale di Vimercate, risulta positivo alla potente sostanza e alleggerito di tutti i suoi averi. È solo il primo di una serie di episodi tutti uguali. Appurata la tecnica, la donna non si sarebbe quindi più limitata ad agire in Brianza, ma avrebbe iniziato la sua losca attività sui social e per tutta Italia. Dopo mesi di indagini e cocktail corretti, ora la bionda e avvenente Tiziana si trova in carcere a San Vittore con l'accusa di rapina aggravata e lesioni.